Quali sono le novità emerse dal rapporto BEST 2015? Allora, facciamo il punto sul 2014. Il 2014 si evidenzia come un anno sostanzialmente di transizione. Se andiamo a vedere tutti gli aspetti fondamentali, diciamo, del benessere del paese, sono o in miglioramento o sono stabili. E questo è un dato importante perché veniamo da un 2013 che era stato particolarmente negativo. Continuano a migliorare l'istruzione e la salute, anche se in termini diversi, perché l'istruzione migliora ma non tanto da recuperare il gap con l'Europa, mentre la salute continua a migliorare nonostante noi siamo ai primi posti. E per il resto, diciamo, continuano a esserci un problema di disuguaglianze, sia disuguaglianze sociali sia disuguaglianze territoriali, con un mezzogiorno che non ha ancora recuperato le distanze rispetto al nord del paese. Va sottolineato che segnali positivi ci siano sul fronte dell'ambiente, anche se ancora molto strada dovremmo fare, e soprattutto sul piano della nostra grande ricchezza, la ricchezza culturale, la ricchezza paesaggistica, abbiamo bisogno di investire di più. Siamo ai primi posti nel mondo, ma siamo agli ultimi in Europa per percentuale del PIL in spesa per cultura.